Vai. Salve a tutti, siamo a Monte Cassino e si è appena conclusa la conferenza stampa per il 22esimo festival dei 50 anni di Voce di Autori a cura di Mindstar, dove Ayao parteciperà per uno stage formativo con i vari autori che parteciperanno. Ayao Onlus è un'associazione che si occupa di adozioni internazionali, adozioni familiari, quelle dove si parla di formazione di famiglie, e opera in diversi paesi come Etiopia, Ucraina, Ungheria, Moldavia, Romania e Croazia. E Ayao Onlus ha ricevuto proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione a lavorare in questi paesi proprio per portare a termine le procedure di adozione. È nata nel 1996 e da allora abbiamo concluso più di 800 adozioni di minori e ancora oggi portiamo avanti questa missione con tanta passione, con tanto amore, ma soprattutto con tanta onestà. Per quanto riguarda i progetti, vicepresidente? Per quanto riguarda i progetti, ne abbiamo tanti in corso. Il più importante è un gelato per l'Etiopia, che stiamo portando avanti proprio grazie all'aiuto e alla collaborazione di Aldo Baroncini, che si è adoperato perché possiamo realizzare questo progetto di formazione e di realizzazione di un laboratorio artigianale di gelato proprio ad Adama, nella città di Adama, che porterà oltre ad una merenda a tutti i bambini che vivono e che partecipano a quella scuola di Adama, ma soprattutto porterà formazione e lavoro alle persone per il diritto a non emigrare.